Un botta risposta molto bello, insomma, 7 ciascuno fino al tie break. Ma però, insomma, dici te cosa pensi, che cosa ti aspettavi e soprattutto se, insomma, ti aspettavi una partita del genere. Guarda, io mi sono divertito un po' di meno perché ho perso. No, però devo dire che qua ogni volta che vengo a giocare è sempre un 3-2 negli ultimi anni, quindi sempre batterie combattute. Per quanto riguarda noi, devo dire che sono soddisfatto a metà per quanto possa essere soddisfatto uno che ha perso così a caldo. Però noi siamo in un momento un po' particolare, abbiamo perso una giocatrice, un'altra del centrale titolare infortunata, non avevo grossi cambi, le ragazze devo dire che negli ultimi tempi stavano facendo qualche crescita importante e devo dire che tutto sommato dopo il primo set abbiamo giocato una partita divertente come avete visto voi. Ovvio che quando giochi con delle ragazze come queste del Volley Row, questo gruppo poi credo sia forse il gruppo più importante che c'è in questo momento, fisici importanti, quindi noi non abbiamo una squadra particolarmente fisica, il gioco è completamente diverso. Però sono contento perché comunque mi dà delle buone indicazioni per quello che potevo avere alla prima di ritorno. All'andata avevamo perso in casa con loro, prendere un punto qui oggi comunque sia, forse domani a freddo dirò che va anche bene. Però vediamo, adesso c'è tutto il girone di ritorno, noi siamo in acque particolari, però le acque particolari l'avete vista come la classifica, quindi diciamo che alla fine un punto può anche andare in questo momento nostro. Noi adesso dobbiamo recuperare tutti quei vari problemi che abbiamo fisici e poi andremo avanti. Comunque complimenti al Bollerò, perché questi gruppi è sempre un piacere giocarci contro, perché vedete le ragazze molto interessanti. Ho visto delle ragazze che già rispetto all'andata sono cresciute notevolmente, come sempre. D'altronde qui negli ultimi anni è così. Al ritorno si trova una squadra. Quest'anno devo dire che all'andata già avevo trovato una squadra molto più forte degli altri anni, eh? Complimenti. Bene, allora che cosa prevediamo per il futuro? C'è tutto un girone di ritorno da giocare. Che cosa auspichiamo? Allora, per quanto mi riguarda mi auspico di recuperare i vari infortuni il prima possibile. E poi vediamo, noi dobbiamo giocarci ogni partita come se fosse una finale, siamo una neopromossa, la squadra è completamente quasi all'80% cambiata rispetto a quella che ha fatto la C con me l'anno scorso al primo anno a Tivoli, quindi sai, abbiamo faticato all'andata. Speriamo che al ritorno raccogliamo qualche frutto, ma prima di tutto recuperiamo l'infortunato. Bene, facciamo un in bocca al lupo Alessandro Di Stefano per il proseguo, a presto. Viva il lupo, grazie, in bocca al lupo a voi.